Isokinetic Live, storie di sport e salute con Nicola Stefoni e Claudio Carlotti. Nuovo appuntamento con Isokinetic Live, storie di sport e salute, puntata numero 59. Come al solito lo sento già respirare in sottofondo e gli do subito il benvenuto, perché senza di lui nulla si potrebbe fare. Claudio Carlotti è qui con me. Ciao Claudio. Ciao. Certo che ci sono, ma dov'è che sia? Tu sei in montagna, in una baita in montagna. Io sono sempre in montagna. Lo so, a me piace stare al fresco, lo sai. Stavi leggendo il giornale, che hai questo occhiale così un po'... Sì, sto leggendo gli appunti che mi sono fatto per da domandare al nostro ospite. Ospite che oggi ci porta a parlare di uno sport che... E non è in montagna lui, però lui non è in montagna in questo momento, sta lui bello non... comodo al mare. Lui non è in montagna, ma non avrebbe problemi a raggiungermi magari facendo una pedalata, così anticipiamo. Sì. Secondo me ci metterebbe meno di te in macchina, probabilmente. Comunque, oggi parliamo di ciclismo, qui con noi abbiamo il piacere di avere Luca Mazzanti. Ciao Luca, ben trovato. Ciao a tutti. Intanto grazie anche perché appunto sei in vacanza, quindi ti abbiamo così interrotto per un'oretta il relax, ma speriamo che non dovrebbe essere. No, è un piacere. Abbiamo variato la giornata, Luca, dai. Siamo attivi perché oltretutto un momento nostro abbastanza clou di trattative, quindi sono qui, spesso in colle, collegato anche su altre cose, insomma. Ecco, perché diciamolo, Luca Mazzanti, ciclista, una carriera da professionista, dicevo prima, per paura di sbagliare, ti devo confermare, ben 13 giri d'Italia nella tua carriera, 14 Milano-Sanremo, e oggi invece, appunto, hai una tua società dove gestisci, diciamo, ciclisti, nuove promesse, future promesse, a tutto tondo, no? Mi dicevi prima appunto la peculiarità è che cerchi di dare una quadratura del cerchio veramente a 360 gradi a chi lavora con te. Sì, io che ho corso fino al 2013 e per tanti anni ho avuto anch'io vari, ho avuto due o tre manager e procuratori, e allora quando ho smesso ho fatto questa società e cerco di dare un servizio abbastanza ampio e anche su quello che ho passato io, insomma, che i procuratori spesso si fermano al contratto, invece io cerco di assisterli, siamo anche abbastanza tecnici, li consigliamo e li supportiamo in tante cose, ma le sfaccettature che servono per lavorare bene, insomma. Ecco Luca, io ovvio che mi allargo in un mondo che conosco meno, perché il ciclismo non lo conosco benissimo, ma noi ovviamente ci occupiamo di salute, di Isokinetic. Ci vuoi dire nel tuo ruolo per un ciclista cosa c'è? Esatto, a parte quello che gli dai, l'aspetto economico, ma l'aspetto della salute, come va gestito un ciclista di medio-alto livello? Cosa gli si garantisce? Cosa gli si dà? Cosa gli si propone per garantirsi... una gestione della salute il meglio possibile. E i ciclisti adesso, specialmente quelli affermati, corrono tutti in una squadra dove sotto questo aspetto ci pensano a tutto loro, perché è uno sport che, anche se non tutti lo sanno, ma è organizzato molto molto bene, e specialmente negli ultimi anni con l'avvento anche di nuove squadre, la scuola anglosassone e compagnia bella, sono veramente strutturati e seguiti su tutto, dalla nutrizione, che è diventata una componente importantissima, e hanno i preparatori, i nutrizionisti, la posizione, e all'occorrenza hanno anche degli staff medici che vanno ad intervenire su tutte le problematiche, insomma. Quindi il mio ruolo è più quello di aiutarli molto da giovani, anche nelle scelte delle squadre, perché
è un'altra cosa che non si nota, ma la scelta delle squadre è importantissima perché se uno è uno scalatore è inutile che vada a correre in squadre dove prediligono le classiche, le corse in Belgio. E quindi cioè, sono tutte piccole cose che messe assieme ma diventano grandi e fondamentali nella crescita e nelle scelte delle squadre, insomma. Ecco, tu stai già parlando di strategie che noi conosciamo, che gli addetti ai lavori non conoscono. Una squadra da quanti corridori è composta? E un'altra domanda che dopo vai a rispondere, il giro, il tour, non tutti i componenti della squadra, c'è chi fa il giro, c'è chi fa il tour, c'è chi fa la Vuelta, c'è Certo. chi fa le grandi classi. Ecco, ce la racconti un po' com'è distribuita e quanti giocatori ha una squadra di ciclismo? Allora, ma squadre partono da un minimo di 20 a un massimo Ah, di però. 30 corridori. Chiaramente alle corse vanno da un minimo di 7 a un massimo di 8, che sono i grandi giri, quindi diciamo che questi 20 o 30 vengono programmati in base alle esigenze dei corridori e della squadra, insomma. Chiaramente i leader delle squadre hanno una programmazione che scelgono loro, mentre poi a scendere ai gregari si adattano molto più alle esigenze della squadra e dei capitani. Per cui una squadra ha sul calendario la prestazione a tutti gli eventi e ogni evento viene Sì, distribuito, cioè due leader e chiaramente. quattro o sei, sette gregari, funziona così? Normalmente sì, poi alla programmazione si abbina sempre, sai, perché sulla carta inizio anno fanno un programma di massima, poi avvicinandosi alle corse, agli appuntamenti, le cose cambiano anche in base alla condizione fisica, all'infortunio, a tante altre cose. Però sì, normalmente a inizio anno le squadre sanno ma già chi andrà al giro, chi andrà al tour, chi andrà alla Vuelta, chi deve fare le classiche. Poi è chiaro che sono cose che alcune volte cambiano anche per i fattori, quelli non prevedibili, che sono una condizione scarsa oppure malinfortunio. Per cui il mondiale, per dire, allora è una cosa che non c'entra niente con la squadra. Il mondiale è una roba è una cosa di nazionale. E lì come E funziona? poi Allora, come c'è vai a prendere? la nazionale che funziona un po' come nel macacio, ma selezionatore sceglie gli uomini e la programmazione spesso è concertata con i team, insomma, perché chiaramente appuntamenti come i mondiali vanno anche un po' programmati. Per cui, ovvio, tu hai parlato di 20-30 giocatori, ma un team di una squadra di ciclismo, adesso lascia stare che hai grandi campioni o meno, però cominciamo a parlare di milioni di euro allora per avere una squadra di. Perché dietro a un team di ciclisti c'è il massaggiatore, ci sono quanti. Cioè, ci racconti un po' chi ci sta dietro alle quinte, ai 20 corridori? Quanta gente ci Allora, lavora dietro? Ai meccanici, se pre ai medici, ai esatto. terapisti? Se prendiamo una squadra come Ineos, UAE, il Bahrain, queste qui, diciamo che sono squadre. Vabbè, la Ineos ha un budget che è stratosferico, si parla di 35 milioni d'euro. E oltre ai 30 corridori, ci ma sono
i massaggiatori che sono 10, ci sono i meccanici che sono altri 10, ci sono i nutrizionisti che normalmente sono 2/3, ci sono 3 medici, ci sono i direttori sportivi che sono dai 7 agli 8, insomma si parla già di una sessantina abbondante di tra Ah, corridori e staff. cioè che sono professionisti questi. Questi vivono per stare dietro alla Professionisti, squadra. Per cui si va dai assolutamente. 30 milioni di euro ai 10, dai 35 ai 10 milioni di euro per fare una squadra Dai professionistica. 35 ai 15 per le squadre War Amateur, che sono le 19 che hanno il diritto e l'obbligo di partecipare a tutti e tre i grandi Amagiri e le classiche, ai Pro Team, che comunque hanno budget da 3 milioni e mezzo, 4 a 10, che non sono le squadre invitate al giro, al tour, alla vuelta, insomma. E che vai solo su invito, dico bene, che lì ci arrivi Che solo su vai solo invito. su invito, sì, esattamente. Per cui un corridore, voi avete a che fare col corridore e con la società, tu pari col corridore come nel calcio, Io sono, pari col sì, giocatore o pari allora, con la società. noi facciamo i procuratori, chiaramente la trattativa con una squadra dei singoli atleti, e poi chiaramente siamo a di supporto anche per tutto quello che è la situazione fiscale, cioè li assistiamo proprio in tutto, c'è il commercialista, c'è l'avvocato, c'è tutto. E diciamo che la parte che faccio io, che è quella tecnica e di scouting, è quella che impegna di più, specialmente con i giovani, perché noi poi li andiamo a prendere quando sono junior, insomma 17 anni, e li portiamo e li Ecco. assistiamo fino alla fine, Beh, quando le cose vanno bene, insomma. lo so che Nicola, tu vuoi già intervenire, vuoi Ma chiedergli, tu sai già la fammi domanda? finire. Tu sai già la No, sì, domanda che gli fammi sto per finire. fare. No, Vediamo se è la no, stessa. immagino. No, fammi finire. Ma ecco, volevo arrivare lì. E tu stesso scopri dei talenti. Dico bene, Sì. vai alla ricerca dei talenti. Ecco come si fa, perché uno va a vedere una partita di calcio, di basket, e dice, c'è quello lì buono, fa sempre canestro, fa gol. Ma qui come si fa ad andare a scoprire un talento in bicicletta? Ce lo racconti? È uguale, vai a visionare No, non è uguale. le corse a giovanili e poi cerchi di capire, vai a conoscere l'atleta e famiglia, soprattutto, che è una componente importantissima, e poi cerchi di aiutarli e di fargli fare i percorsi più giusti per arrivare a, insomma, a fare molti anni in questo sport, insomma. Per cui tu vai a vedere la corsa e vai a parlare con la squadra, i genitori, quando vai a seguire un ciclista così, oppure guardi solo il risultato, È no? chiaro che io sfrutto anche un po' quelle relazioni che mi sono costruito in tanti anni. È chiaro che Certo. conosco un po' tutti, anche le squadre giovanili, quindi si parte sempre da malore, capito? Si parla con le squadre che spesso sono squadre di junior, e quelli bravi, poi il passaggio successivo è andare a parlare ai familiari, perché a quell'età lì è giusto e ma serio coinvolgerli. E poi inizi a lavorare, insomma, inizi a lavorare. Chiaramente non tutti hanno poi le doti fisiche e mentali per arrivare, ma è un lavoro che devi fare, insomma. Allora, un'ultima domanda, poi lascio lo spazio a Nicola, altrimenti Vai facciamo un pure, monologo di tre. Claudio. No, no, Tranquillo. il talento nel ciclismo esiste oppure sono qualità solo fisiche e mentali che si costruiscono nel tempo? Il talento c'è, ma nel nostro sport, a differenza del calcio e del basket, non basta solo la classe. Anche se adesso
anche né agli altri sport, ma magari è importante l'aspetto fisico, ma nel nostro sport, oltre alla classe, ci vuole una dedizione perché come tutti gli sport di fondo, ma classe quella è quella che ti fa fare la differenza Differenza. tra essere un corridore bravo e un campione, ma con la classe basta, se non ci abbini la dedizione, la giusta testa e i sacrifici che vanno fatti, sì, fa poca strada in questo No, sport. si può dire che il sacrificio, anche se hai tanta classe nel ciclismo, è fondamentale, cioè non vai da nessuna parte. Cioè, ci sono altri sport che con il talento arrivi. Qui se sei solo talento non vai da nessuna parte, non vinci neanche più che Assolutamente meno, sì, qui cioè. se hai una classe ma non stai attento a tutto, cioè ad alimentarti, a riposarti, ad allenarti, fai poca strada. È meglio avere una buona. Allora, chiaramente che di base devi essere forte, ok? Però spesso arrivano più quelli che hanno la testa che quelli che hanno le gambe. Partendo sempre da buone gambe, cioè un somaro, ma non diventerà mai un cavallo. È chiaro che Sì. un cavallo buono può arrivare a diventare un campione, mentre uno che è un cavallo di prima scelta, ma è un lavativo, e uno che non ha la ma testa, non fa proprio nulla. Luca, c'è stato un momento che il ciclismo era molto chiacchierato, adesso mi sembra che si sia spenta questa grande chiacchiera che c'era sul ciclismo, sui dubbi che c'erano sul ciclismo. È Sì, veramente sì, sì. cambiato tanto? Ci racconti È tu che l'hai cambiato, vissuto in prima è persona? ma sì, io poi ho corso nell'epoca quella un po' più scura, poi ho È vero. corso anche dal 2008 al 2013 nell'epoca nuova, quella dell'introduzione del passaporto biologico, Biologico. e con la reperibilità 24 ore su 24, quindi Ecco, ci è racconti chiaro cos'è che cambiato, perché è stato fondamentale quel passaggio lì, vero o no? Tu l'hai vissuto in prima persona? Ma sì, ma l'ho vissuto perché poi noi siamo stati uno dei primi sport ad attuare queste cose e chiaramente i problemi sono venuti fuori subito, però è stato quello che poi ha messo a posto le cose. Adesso mi sento di dire che al netto di qualche stupido, il ciclismo è cambiato. Perché, ma poi è cambiato, ma non perché siamo santi, perché con i controlli che c'erano o continuavano a prendere tutti a positivi o cambiavano le cose, insomma. Per cui è cambiato Però devo radicalmente. Tu dire, l'hai vissuta con mano e veramente avevamo esagerato, dico bene, si stava esagerando in quel mondo lì. Si ma si stava può dire. esagerando in quel mondo lì, ma come si esagera poi in tutti i mondi. È chiaro che quando poi hanno incominciato e siamo stati veramente i primi noi, siamo stati proprio noi a voler dare uno stop, a mettere delle regole, perché altrimenti diventava uno sport che si rischiava veramente di farsi male. Quindi abbiamo messo le regole, le abbiamo volute noi, accettate noi, e all'inizio questa cosa è stata anche un po' adoperata contro noi, perché poi la stampa sembrava che noi fossimo gli unici dove ci fosse il doping. Invece il doping forse c'è anche dalle Certo, altre parti, ma sì. non Lo fanno i controlli che facciamo noi, insomma. sai, Nicola, che un ciclista è reperibile 24 ore su 24? È vero? Funziona così, è vero, Luca? È reperibile 24 ore su 24, addirittura per un'ora te devi essere dove dici di essere. C'è un'ora di Maslow che vengono e suonano il campanello, e se non ci sei ti ammoniscono Vabbè, subito. Invece nelle altre 23,
nelle altre 20 amatretti, ma lasciano il tempo di ritornare a casa. Se sei a cena fuori, ti chiamano e hai il tempo di andare a casa. È Vai, chiaro Nicola. che devi sempre dire se sei a Bologna, non puoi essere a Napoli, ok? Se sei a Bologna e ma sei a cena fuori, ma gli ispettori ma aspettano a casa anche 2 ore, arrivo Ah. a dire. Mentre ma l'ora di slow, devi essere dove hai dichiarato di essere, insomma. Impegnativo, in Quindi effetti. Questa è abbastanza. tosta Non lo sapevo. come limite. No, non lo sapevo, questo mi mancava, ma assieme a tante altre Quindi hai cose, però. capito che noi abbiamo accettato una cosa anche contro la nostra privacy. Però poi questa cosa non viene mai detta, hai capito? Si dice solo che i problemi, ma non si dicono mai le cose che sono state fatte e posso dire che oggi, a parte che oggi, ma i giovani d'oggi, ma la mentalità è cambiata un po', perché veramente è cambiato anche la mentalità a livello giovanile, ma grazie all'introduzione di queste norme. Ci sei? Aspetta, ho avuto un problemino. Ci sei? Senti? Io Luca, ci sì, sei? io Ah, ok, perfetto. Sì, sì, no, è ci sei saltato solo un Nicola? secondo. Sì, tranquillo, Hai pure tranquillo. tu Nicola? Ti ringrazio. No, prima volevo tornare al discorso iniziale quando parlavi appunto della tua attività di scouting, perché ti volevo fare una domanda ben precisa, ovvero sapere quali sono i requisiti che tu vai a ricercare quando vai a vedere un atleta, e anche in ordine di importanza, cioè gli essenziali. Cioè il tuo metro di misura, cioè chi c'è in cima alla lista, la prima cosa in assoluto, perché prima parlavi appunto della forza di volontà e della testa, e appunto il ciclismo per tanti è questo, cioè nel senso che però appunto, È sapere il tuo punto. chiaro che poi la testa la scopri dopo. Il primo approccio è sempre quello sui risultati. È chiaro che nelle giovanili la testa serve meno, perché poi oltretutto vanno a scuola e ci sono tante componenti. Quindi è chiaro che vai. Cerchi di individuare quelli bravi tramite le vittorie, i piazzamenti e compagnia bella. Poi adesso con le tecnologie c'è la possibilità anche di fare dei test fisici dove vedi il motore, e poi chiaramente lavorandoci dopo inizi a scoprire anche se hanno le attitudini psicologiche a proseguire, insomma. Ecco, a che età si inizia si considera, diciamo, l'inizio del professionismo? Diciamo che la categoria junior, che è la di 17 e 18 anni, che è la prima categoria internazionale, inizi a capire chi può e chi non può, ok? E da lì poi, appunto, cioè, stando lì accanto, ma non solo io, perché altrimenti. È chiaro che stando lì accanto e lavorando quotidianamente riesci a capire e cominciare a lavorare, ma in prospettiva, insomma. Per Ho capito. cui cominci a guadagnare Prego. a 19 anni, dico bene, a 19 anni ti viene No, fatto il contratto e cominci a guadagnare. allora, i contratti prof spesso iniziano dai 20 anni in su, perché qui c'è la categoria junior che, diciamo, non li pagano ancora, a meno che un rimborso spese giusto per. Poi da under quelli bravi passano subito prof. Quelli un po', oppure quelli bravi, non è neanche vero questo, perché ognuno ha i propri tempi e la propria crescita, però chi passa subito ha già un
contratto prof, e chi non passa subito vanno nelle squadre under di Yama Club, che sono dei dilettanti e prendono un rimborso spese, insomma. Cioè ti danno il tempo di crescere, e se hai le qualità e la voglia di fare, insomma, lo puoi fare, insomma, dico bene. Ti danno il tempo, diciamo, di crescere ancora. I professionisti, quelli bravi bravi, adesso poi sai, è cambiato un po' questa cosa, perché anche le squadre importanti negli ultimi anni si buttano molto sui giovani e gli fanno subito i contratti prof anche a 19 anni, a 20, e mentre ci sono altri che magari passano prof a 22, 23. È chiaro che se a 22 anni non sei ancora prof, è un sintomo che è meglio fare altro. Qualcosa è andato male, ecco, diciamo. Sì, sì. Prima parlavi del motore, no? Dicevi, si guarda il motore dell'atleta, già, se c'è il motore bene, se no in effetti già, ecco, in che senso? Cioè, nel senso, ci sono dei requisiti fisici, perché ad esempio, per dire banalmente, nel basket si sa che se sei 1,50 m è difficile che nella vita di riuscire a diventare un giocatore di basket. Ecco, nel ciclismo, come un paragone un po' estremo questo, però ecco, nel ciclismo invece quali sono i criteri, i requisiti fisici per i quali uno è o dentro o fuori? Se esistono, Adesso proprio. Fanno dei test che il rapporto peso potenza e il consumo di ossigeno, ma riesce già a fare un quadro per individuare chi ha le potenzialità. Poi ma questo va abbinato tutto il resto, insomma, cioè i piazzamenti alle vittorie, e come dico sempre, la giusta testa per poi fare strada, insomma. Ok, bene, io vorrei cominciare a chiedere delle curiosità insomma, sulle tue esperienze di vita. Di vita da professionista, di vita. Che differenza c'è fra, tu hai fatto tantissimi giri e un tour solo, che differenza c'è fra fare il Giro d'Italia e il tour? La differenza è che il tour è sicuramente una corsa più importante e più grande, basti ma dire che è il terzo evento sportivo dopo Olimpiadi e mondiali di calcio, che vengono fatti ogni 4 anni, quindi capiamo che la tour ha un'attenzione che in confronto al giro è 4 volte. E quindi la differenza sostanziale è questa, che spesso al tour ci vanno i corridori più importanti, e chiaramente però anche il Giro e la Vuelta sono altre due gare importantissime, che oltretutto negli ultimi anni si stanno anche avvicinando al tour, però il tour attualmente ancora al tour. Ed è una differenza di sponsor? La fanno gli sponsor la differenza in questo caso? La fanno gli sponsor, la fanno che si vede che i francesi hanno valorizzato il prodotto loro meglio quello che voglio dire, sì. Perché se tu pensi che il tour è paragonabile alle Olimpiadi, al mondiale di calcio. Perché sai, loro le Olimpiadi vengono fatte ogni 4 anni, qui ogni anno c'è un'attenzione da parte di tutto il mondo che è grandissima. Poi i motivi non so, è chiaro che dove c'è attenzione, dove c'è gli sponsor più importanti vanno sulla tour. Le squadre stesse spesso vengono costruite, ma agli sponsor importanti la prima cosa che vanno a vendere è la partecipazione al tour. Ho capito. Ecco. Ma scusa, c'è tanta differenza per arrivare 50esimo o 100esimo in un giro? In una corsa a tappe?
arriva al cinquantesimo, centesimo, la differenza è veramente poca perché conta poco. Diciamo che nei grandi giri conta il primo, poi conta molto il podio, conta abbastanza la top 5, poi diciamo che dal ventesimo posto in giù. E dopo lì ci sono i gregarici, sono quelli che puntano solo alle tappe, quindi nelle tappe che non devono fare nulla, cercano anche di arrivare spendendo meno e pensando ai giorni dopo. Quindi alla classifica si fa tra i primi 20-25, poi dal ventesimo, il 25esimo posto in giù. Conta veramente poco, quindi dopo ce ne sono altri fattori che sono quelli che aiutano i leader e i velocisti che nelle tappe dure mollano prima che possono e che stanno attenti solo ad arrivare nel tempo massimo, insomma. Ecco, scusa Luca, Capito? adesso Dimmi. guardando, ah, no, è che guardando avevo messo delle immagini di repertorio, adesso giusto per Sì, l'ho rendere visto, l'ho l'idea, visto. e ho visto delle scene appunto di quando siete tutti in gruppo e appunto anche di recente, poi c'è stato un caso, con la folla che vi è veramente a ridosso. Ecco, nella tua, in tutti gli anni, tutti i tuoi giri, tutto ti è capitato una volta, cosa si prova? Cioè, ti è capitato magari di rischiare di cadere, ma anche quando non ti è capitato, comunque la sensazione che avete qual è? Qual è il percepito? Perché da fuori sembra veramente una cosa allucinante, però non mi è mai capitato di avere qualcuno che ci è passato, quindi ecco, te lo chiedo volentieri. Ma allora il pubblico aiuta tanto ed è una cosa bella. È chiaro che quando poi ti vengono addosso o peggio ti ne buttano anche giù, ecco, dopo quello diventa una problematica. Però è chiaro che nel nostro sport il pubblico è vicino a noi e questa qui è una cosa bella per noi e per ma loro. È chiaro che in certe circostanze andrebbe un po' gestita meglio perché effettivamente negli ultimi anni qualche problematica è successa, insomma. Scusa, ma hai avuto degli infortuni importanti tutta la tua carriera? Ma se non ci siamo mai C'è visti, no? un No, perché. No, ma dico in ciclista. scherzi a No, perché ho parte, visto no? che hai saltato due giri, ho visto che hai saltato due giri, insomma, hai avuto No, delle. ma due giri, ma li ho saltati anche alla fassa Bortolo per scelte tecniche, perché lì la fassa Bortolo era una squadra importantissima e non mi vedevano per le corse a tappe, insomma, mi dedicavano più per le classiche, un po' ma quello che ti avevo detto, perché io poi i grandi giri ma li ho sempre fatti, ma li ho fatti come accacciatore di tappe o in appoggio ai capitani. E io non ero uno da grandi giri per arrivare nei primi 5, capito? Io ero uno che ero un cacciatore di tappe e nelle squadre importanti aiutavo i leader a ottenere il massimo, insomma. Quindi io di problematiche fisiche non ne ho avute quasi mai, se devo dire la verità. Ho avuto solo le influenze solite, le bronchiti o cadute che non mi hanno mai lasciato strascichi importanti, insomma. E Per cui sicuramente questa è una fortuna, perché invece, sai, nel nostro sport spesso capita che quando cadi ti fai male e va giù nella stita, poi allora, c'è una la cosa. Milano-Sanremo si può dire che è la classica per eccellenza, anche per gli stranieri? Diciamo che la più affascinante ma che può vincere chiunque, un velocista, uno scalatore, un finisher. Allora è molto aperta, il pronostico è incertissimo. Diciamo che le classiche tipo Andre e compagnia bella sono altrettanto importanti,
però sono più chiuse a un pronostico che è per il Fiandre o Roubaix, diciamo i corridori da pietre, come diciamo noi, o pavè, e la Maliegi non potrà mai, ma vincerla un velocista, insomma. Mentre a Sanremo abbiamo visto che ha vinto Annibali, ha vinto a Cavendish e Cipollini, insomma, ecco. Ma questa cosa là ma rende incertissima e affascinante. Allora, però la più affascinante come palcoscenico, come è sempre, cos'è? È quella là su nelle La Fiandre, Roubaix. come si chiama? È la Roubaix. Ma perché? Ce la La racconti la Roubaix. Roubaix? Tu l'hai. Io, ecco, è l'unica che non ho mai fatto perché io avevo un peso che oscillava dai 62 ai 60 kg, quindi è Cosa vuol dire? Ce improponibile lo racconti? Raccontacelo però, se questa cosa qui. perché sulle pietre serve il peso e potenza che hanno solo i corridori da 65 a 75 kg, insomma. 80, diciamo che uno scalatore è quasi impossibile farla perché quando entri nei tratti di pietre salti da tutte le parti. È chiaro che saltano anche quelli di 70 kg, però vanno molto meglio che uno che pesa pochi, insomma. C'è proprio un problema di aderenza, nel senso che quello È il leggero non riesce a problema che spingere perché non. il leggero, poi spesso lo scalatore ha molti meno watt di uno che di un massista. Quindi, e in quelle gare lì è fondamentale avere il peso e i watt che non hanno gli scalatori, insomma. Vi misurate come le batterie delle macchine elettriche, no? Ti Claudio, lui in watt si misura la Sì, potenza. adesso. Ma sono Adesso misuratissimi anche così, ormai Nicola. capito, Ma loro sono misuratissimi, sì. con l'esplosione del mondo elettrico, ormai iniziamo a sentire anche noi, ma fa un po' Sì, impressione. adesso si va. Ma infatti adesso poi si è andati anche a Mastremo, dove certe squadre, quelle nordiche, scelgono appunto solo sui watt, ma spesso non gli torna il conto perché poi mi ha detto, ma prima qui ma serve avere i numeri fisici, ma poi la differenza spesso si fa con la testa e con altre cose. Però è vero che si parte sempre da una base e ora diciamo che avere i determinati watt è la prima cosa che guardano. Ascolta, qual è il campione? Tu hai conosciuto tutti i campioni del ciclismo del tuo periodo. Ce ne racconti qualche particolarità di questi campioni, non so, da Basso Pantani, cioè, Allora, insomma, io oltretutto ho anche corso sia con Basso, con Pantani, ho corso in squadra. Con Pantani un anno solo, e è inutile dirlo, è stato il più grande di tutti, ma a prescindere da come andava in bici, è stato un personaggio che piaceva agli appassionati e ai non. Poi il peccato è che non abbia fatto una fine molto bella, ma è stato veramente un personaggio che corre lì. Ecco, io per dirti, ho corso con Ivan Basso, ho corso con Bartoli, con Casamagrande, con campioni veri, ma lui ha sempre avuto un qualcosa in più, mediaticamente è sempre stato un personaggio incredibile. Però io ti dico una cosa, io l'ho visto una sera ai famosi giardini Margherita del tuo amico Mottola, di Simone Mottola, no? Sì, Sai, no? Ecco, io mi ricordo una volta che mi sono trovato lì Pantani. Ma fisicamente, cioè, come faceva lui a fare quello che ha fatto con quel fisico lì? Cosa aveva in quel ma lì motore e in quel cuore? lui aveva il motore come
come hai detto te, perché aveva molti watt e pesava, lui andava a 56 kg e a 56 kg con molti watt in salita fai quello che solo lui sapeva fare e pochi altri, insomma. Era... me lo ricorderò sempre, mi ricorderò sempre, mi sono trovato di fianco e dico, sì, ma Pantani, ma come Pantani? Ma è impossibile, invece col, cioè, dopo si è tolto il cappello, l'ho riconosciuto, cioè, era, sì. Come dici te, cioè, era tutto watt, dico bene? Ma era tutto. Ma lui aveva veramente delle potenziali, perché poi qui si parla di, sai, doping, ma quegli anni lì, ecco, secondo me il brutto di quegli anni lì è che alla fine tanto emergeva sempre più forte, perché alla fine non erano tutti a darmi pari come sono tutti a darmi pari oggi, e sicuramente sì, però, meglio oggi che quegli anni là. Però Cipollini... Non era 56 kg, era un leone, era enorme. Ma Cipollini infatti aveva... Era quello che ho detto prima, che Cipollini ha vinto a Sanremo, ha vinto un mondiale praticamente piatto, ma Pulama troppo, nonostante avesse molti watt anche, ma anche lo mettevi in salita, faceva fatica, te dici. Un campione vero, ma lo ha limitato sempre il peso per fare altre cose. Ecco, mentre prima Marco, Marco con il suo peso e i suoi watt ha potuto vincere il giro, vincere il tour. E con la sfortuna che ha sempre avuto, perché poi se pensiamo che un altro giro vinto è caduto una volta sul Magatto, una volta a Campiglio, non si è capito bene la storia vera, e diciamo che molte cose gliele hanno anche tolte. Dimmi Nicola, se no devo chiedere. No, prima volevo chiederti, no, appunto dicevi che tu hai aiutato, hai corso con questi grandi campioni e appunto eri uno di quelli che era un cacciatore di tappe, si è definito, e aiutavi il capitano. Ecco, in che modo vi aiutate fra di voi? Nel senso, so che per te è una domanda banale, però per chi non è magari dello sport che si vede e fa la differenza, che appunto, come dicevi tu prima, appunto è fondamentale anche la squadra per il singolo. Assolutamente sì. Ma il nostro sport è particolare perché vince uno, ma la squadra c'è, e vi ho detto anche prima quanti soldi spendono per appunto, infatti la squadra. Quindi è fondamentale, perché specialmente in un grande giro sono le tappe piatte, le tappe in montagna, e specialmente nelle tappe piatte il leader deve arrivare sempre con i primi, e spesso c'è il vento, ci sono le cadute, quindi quando lui cade lo aspettavamo noi, quando c'era il vento che si rompe il gruppo, la squadra è sempre in protezione sul leader, ma cerca di tenerlo sempre al posto giusto per non fargli perdere tempo, oltre ad andargli a prendere l'acqua, andargli a prendere la mantellina, andargli a prendere tutte quelle cose che il leader non va mai a prendere, perché deve stare sempre nella giusta posizione. Ah, quindi c'è proprio una collaborazione a 360 gradi. Ma la squadra è fondamentale, infatti la Ineos o queste squadre che prendono il campione, ma spesso gli altri otto sono otto che potrebbero fare i capitani nelle altre squadre e vanno al Matura ad aiutare, e infatti poi sono tutti stipendiati, come, non dico come che vincessero il tour anche loro, ma sono stipendiati come i capitani delle altre squadre. Ecco, sorge spontanea la domanda, però da un punto di vista allora anche fra compagni di squadra, che, come dici tu appunto, nel senso ci vuole anche una grande
diciamo, sia empatia, ma anche un rapporto umano di un certo tipo, Certo. perché non è detto che tu puoi prendere 10 persone e fare una squadra, ma a questo punto, appunto, diventa un po' appunto, come uno sport di squadra, quindi è importante Ma che. ecco, qui viene fuori anche il lavoro mio. Io ai corridori, in base a se uno è un leader o un gregario, gli spiego bene come comportarsi. È chiaro che un vero leader deve essere un vero ma leader, e spesso i compagni, anche se sono stipendiati per lavorare per te, ma se ti fai anche apprezzare e voler bene, ma magari danno tutti quell'ultimo colpo che spesso serve a ottenere il massimo. Certo. E quindi io, ma i comportamenti, secondo me, è un leader, per dirti, fortunato, no? Che è quello che sembra che possa diventare dei miei un leader per le corse a tappe. Io li spiego ogni giorno di rimanere a parte umile, che è una cosa importantissima, però di avere un'attenzione verso i compagni, che è quella che, se avrà le giuste gambe, gli permetterà di arrivare dove vuole, insomma. E a proposito di leader, ti voglio dire questo, Luca. Io 3-4 anni fa, mi ricordo, un'estate, ho passato all'Hotel Ancora di Cattolica una serata, proprio 3-4 ore, a parlare con Vincenzo Nibali. E quella sera lì siamo stati proprio insieme, ci ha raccontato un sacco di cose, cioè, parlavo del mio lavoro. Lui, insomma, è una persona gradevolissima, ma si sentiva che nel parlare era proprio un leader nel parlare. Ecco, a proposito di Nibali, si può dire purtroppo che lui adesso è a fine carriera, è finito come cioè, non c'è niente da nascondere, cioè, parliamo di un Ma no, grandissimo ma ci campione, di un mancherebbe. campione infinito, dico bene, cioè, quando è che uno dice, oh, è ora che smetta? Questo qui è O ci sono degli interessi difficile perché. dietro che far Ma smettere no, uno ma lui. come Allora. Nibali è fatica? No, no, ma lì è lui. Lui è un orgoglioso. Io poi ma lo conosco bene Mamma mia, io perché lo conosco mi subito quella sento sera lì e di basta, dire ecco. che lo. Lui è passato che io ero uno dei anzianotti, però è sempre stato un ragazzo estremamente umile e anche bravo, quindi si è sempre fatto anche apprezzare da noi più grandi. Però lui ha un orgoglio tale che il problema non è più economico, perché buon per lui, ha Sì, guadagnato tanto e non ne ha se più li è bisogno, meritati. ecco, sì. Non gli servirebbe più correre. Uno anche che, a differenza mia, quando ma smette può anche stare a casa se vuole, però ha ancora quella voglia di mettersi in gioco, in discussione, che è un po' quello che si vede in Rossi nelle moto, no? Nel moto, Che è sì. un altro che non ha. Adesso sembra che abbia scelto di smettere, però è un altro che, secondo me, se avesse fatto il passo qualche anno prima per la carriera sua non sarebbe stato male, perché poi vedere uno che è un campione e un vincente non vincere più non è neanche tanto bello, hai capito? Solo che capisco bene che per uno che ha quel carattere lì, e che fondamentalmente, perché poi a Nibali è uno che ha delle grandi gambe, ma ha fatto anche tanto con i suoi modi, perché è uno che ha fatto il corridore veramente in un modo spettacolare per dedizione e per tutto, e si vede che non ce la fa ancora a dire basta, insomma. Però sì, obiettivamente io credo che non vincerà più un grande Amagiro, non vincerà più quelle cose che ha vinto quando era al top. Ascolta, ti faccio l'ultima domanda seria, poi dopo ti lasciamo andare perché giustamente. Ma vuol dire, Ma la non ti pazzia che preoccupare. serve per fare delle discese, ce la racconti? Perché io La quando le guardo sto male io, cioè sto in apprensione io, ma cosa c'è nella vostra testa in quel momento? Soprattutto quando nostra piove, testa quando è brutto tempo. c'è che non ti ma rendi conto. Effettivamente anch'io, adesso che guardo le corse e che spesso sono malà,
solo quando piove o fa freddo o peggio che questi partono per fare 6 ore, io dico, ma sono matti. Però è come sei matto? Ah, beh, sei... appunto, vabbè, ma però il fatto... No, conferma che da fuori, appunto, sei, ma viene... Io, ma non ti, ma rendi, ma conto. E poi io, per dire una cosa che forse andiamo a capir tutto, io ho anche corso senza casco, ok? No. Adesso, oppure, ma quando il casco è obbligatorio, i corridori ma non si allenano neanche più senza il casco. È chiaro che quando sei, ma lì, di certe cose, ma non ti, ma rendi, ma conto, e l'adrenalina e la concentrazione e tante altre cose ti fanno fare cose ma senza parlare del freddo e della pioggia, Claudio. Normalmente. No, sì, non parlare del freddo e della pioggia, però qui però Luca mi devi farmi capire questo ragionamento. Mentre in un calcio punizione con l'effetto ci vuole una grande abilità, no, nel piede. Ma nella discesa, che abilità ci vuole nel gestire una bicicletta con quelle ruote lì piccoline, andare in quella maniera lì, fare quelle curve in quella maniera? Cioè, è lì serve del manico, del talento, del oltre che il coraggio, dico bene? Allora, questo poi fa una parte, perché se tu hai solo dei Yamavat, ma non guidi bene, ma bene la bici, e siamo sempre lì, ma ritorniamo alla testa e a tutte quelle altre cose. In ascesa, per dirti, io ho cominciato a correre che avevo 7 anni, ho finito a 39, quindi vuol dire che la bicicletta diventa quasi un corpo unico con te, capito? Infatti, poi è chiaro che c'è quello che in ascesa, perché a te in azione, ma sono anche prof che vanno piano, cioè piano relativamente, no? Certo. E Annibali è un altro dinner, quelli bravi di ascesa. Se prendiamo il primo Froome, lo attaccavano sempre, no? di ascesa. Poi anche lui con la mountain bike e compagnia bella è migliorato un po', ma anche quella è una dote che va allenata. Poi è chiaro che la pazzia di buttarsi giù senza in parapetti e compagnia bella, quella è una cosa che secondo me non ti rendi conto di cosa fai in quel momento lì, perché insieme a te quando scollini il Magavia, che è una ascesa che non c'è neanche il parapetto, ti metti a pensare che se sbagli la curva voli ma giù. È finita, è finita. Capito, Nicola? Capito, non voli con il parapetto, voli giù, voli proprio. Ma è con la masia, capito? Oppure quelli che cadono e si fanno male e che non vanno più, perché poi ti entra quella braccino, come a dire, certo, in moto, no? È chiaro che la pazzia un po' ci ne vuole, oppure ancora peggio gli sprinter a Cipollini, che è uno che non lo dico io, che è un po' mezzo matto, ma è mezzo matto, cioè se non lo fosse stato non avrebbe fatto gli sprint che hanno fatto, perché poi alla preparazione allo sprint è un'altra fase che è pericolosissima. Si ne va a 70 all'ora, va a 70 all'ora tra gomitate e compagnia bella, è un attimo andare in terra a 70 all'ora e ti fai male. Veramente male. L'avvento del casco quando c'è stato? Cioè quell'obbligatorietà del casco? Prima si correva senza casco. L'obbligatorietà nel 2004, che avevamo ancora, lo buttavamo via negli arrivi in quota, lo potevamo togliere solo negli arrivi in... Dopo è stato proprio introdotto che lo porti sempre, però poi vedi, io negli ultimi anni non mi allenavo senza la casco,
mentre Certo. sono passato dal 97-98 fino al 2004, che molte gare andavo senza, sono passato a non toglierlo più perché senza ma casco e mi sembrava che mi mancasse qua una cosa. E sono ma le stranezze dell'uomo queste. Beh, anche sì, allora. Ho l'ultima curiosità, poi dopo ti lasci andare. Ma se a 100 metri dall'arrivo ti si buca la tutte e due le ruote, tu puoi arrivare all'arrivo di corsa o devi avere la bicicletta? No, no, Scusa, me lo puoi sono sempre chiesto. Ah, tu puoi devi, anche ma devi attraversare. averla con ma te ma devi avere a mano, Ecco, ecco, devi aver con non te la puoi andare tu bicicletta. solo senza bici. Sì, la ma Capito, bici devi Nicola? anche Cioè, lei devi avere sempre la attraversare la bicicletta con linea. te. Devi attraversare la linea con la bicicletta. Io non lo sapevo questo. Con la bici o camminando oppure sulla ma bici va ma bene lo ma stesso, ma non puoi attraversare tu senza la bici. Mi viene in me. Mi viene in mente. Infatti adesso per dirti l'ultima, adesso poiché prendono i tempi con un oggetto che si chiama, adesso mi sfugge il nome, trasponder, ma questo Sì. è attaccato alla bici, quindi Alla se bici. passo io e non passa la ma bici Ah, è come, ok. Non sei se passato, non passi non sei nessuno, arrivato. insomma. Non sei Es arrivato. esatto, Non c'entra col esatto. ciclismo, ma mi viene in mente questa scena qui, molto anni 80, Nigel Mansell che spinse la sua Formula 1 al traguardo senza benzina, Vedi? per dire, prima quando dicevi che arrivare a piedi, Nicola. lui collassò, io me lo ricordo, Esatto. scusate, ma ero bambina, ma è rimasta sempre impressa, perché appunto ti dà l'idea veramente della Esatto. performance dell'atleta, e vabbè, niente, questo era così, un salto nel passato. Che chicca, Però Nicola, che in hai tirato fuori. effetti è vero, non ci avevo mai Esatto. pensato in bici È che in vero. effetti se uno fora tutte e due, cioè, ho anche una sola, Ma piuttosto, scusa, anche ma perché quando il cambia peso, bicicletta al volo, Luca, cosa succede? Allora, tutti hanno una o ma due bici sulle macchine, perché poi le macchine in grandi giri sono una o due. Quindi o ti danno la ma tua bici dalla macchina, altrimenti puoi prendere quella di un compagno sempre ritornando alla squadra che anche se non passi con la tua bici, però passi ma sempre sopra una bici, insomma. Per curiosità, il Ok, peso di una dimmi. bici, il peso della bici più o meno è di oggi? A che cifra siamo Adesso arrivate? il minimo è 6,8 kg. Sotto no, no, è Non. consentito Sì. scendere. Ai In primi effetti. anni che correvi Quindi te, c'è. invece, era? I primi anni che correvi tu? Ma io per fortuna sì, comunque anche da io nel 90 sì, comunque si stava intorno ai 9 kg, 8,5 kg, 9. Diciamo che è cambiato tanto adesso, eh. Ma anche il discorso perché adesso vedi anche mi ha riferito al doping, no? Tanti dicono ma le velocità sono sempre quelle, sì, ma le biciclette ma non sono più quelle. E poi, ma non parliamo di quelle da Macrono, cioè c'è stata un'evoluzione nelle bici, ruoti, tubolari, i vestiti stessi, i caschi, cioè c'è stata un'evoluzione che, ecco, Certo. se negli anni bui avessimo avuto queste bici qua, io credo che ecco, si andava quasi in moto. La verità è questa. Nicola, quindi sì, avanti in fino a effetti. sera, perché ne abbiamo No, abbastanza di curiosità, Luca, mi dispiace. lo lasciamo No, andare a pranzo perché ma ci se mancherebbe. volete fare ancora un po', come volete voi, No, Luca, no, è un'ora. Casomai ne oppure facciamo uno fra qualche mese, ne ci facciamo risentiamo un'altra con ancora. calma, va bene. Ci diamo dei Va limiti bene, personali di ottimo. un'ora, in genere. Ci siamo Sì, imposti questo limite va perché. bene. Senti, Luca, Luca. io non so come ringraziarti. Grazie, grazie, grazie Ma di vi averti ringrazio conosciuto e io. E poi soprattutto magari ci delle grandi cose che aggiorniamo, ci hai raccontato. vengo Vieni alle Zucchinetti, che aspettiamo anche a le Zucchinetti. trovarvi. Sì. Va bene, va bene. A Grazie salutare, mille allora. tranquillo. Ci vediamo. Perfetto. Ciao, ciao Luca. Ciao, Ciao, grazie ancora. grazie Grazie, mille. grazie, Ciao, grazie. ciao, 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 ciao.
Eccoci qua, credo Claudio. Che con Luca Mazzanti siano tolti un po' di curiosità, però un po' di curiosità. Non sono finite, perché erano tante, cioè, ne avrebbe tante a raccontare Luca con la sua esperienza. Erano tante e un po' devo dire anche mi sono sentito un po' in imbarazzo perché le sentivo un po' troppo stupide, quindi mi sono limitato, perché in effetti era alcune sì, mi sarebbero venute, però per lui era poco. Ma e Claudio, che dire, fine della 59esima puntata, arriviamo verso la 60, mi raccomando. Faremo anche la 60, Nicola. Faremo anche la 60. Io qua in montagna, guarda, adesso vado a mettere su, vado a raccogliere due funghi, sono a posto. Senti, caro, grazie mille davvero ancora, Claudio. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Vediamo un po' se siamo pronti con la sigla. 3, 2, 1. Sigla. Isokinetic Live. Storie di sport e salute con Nicola Stefoni e Claudio Carlotti.